Scusate, attacco anche la musica. Questa sigla non può mai mancare, mai mancare. Allora, andiamo di kimono. Fatemi mettere il guantino perché non ho fatto in tempo durante la pubblicità, stavo settando. Allora, cominciamo. Caterina, che programma usi per disegnare? Utilizzo Clip Studio Paint. Allora, cominciamo dalle basi. Cominciamo dalle basi. Allora, per prima cosa, per capire come funzionano i kimono, bisogna prima vederne la struttura. Non so se avete visto magari a giro le. I kimono del tutto aperti, ma hanno una forma del genere. Hanno una forma del genere, sono molto sottili a livello di forme, perché hanno delle forme molto molto pulite. Ok. Questa è proprio la base, base, base di come è fatto un kimonino. I kimono maschili si chiamano kimono, gli yukata sono yukata. Quindi, intanto cominciate a segnarveli negli appunti. Il kimono è un abito specifico. Di solito è abbastanza formale. Il kimono vale per praticamente tutto l'anno, lo yukata invece è estivo per certi eventi, festival, eccetera. Si usa lo yukata perché è più leggero. Lo yukata è formato da uno strato singolo, mentre invece il kimono è formato da tanti strati ed è più pesante. Oltre all'hobby, che è diverso anche lì. Allora, cominciamo a vedere un po' come sono fatte queste parti. Allora, la forma appunto di base è rettangolare, e l'unica parte, diciamo, triangolare è il colletto qua dietro. Questo colletto è doppio, quindi la stoffa è raddoppiata su se stessa, ed è più rigido rispetto al kimono. Inoltre, sotto queste parti qui arrivano fino qua giù, quindi il kimono, quando una persona cammina, non si vede la gamba perché quando una persona cammina non si vede la gamba perché in realtà il tessuto continua fino qua giù. Quindi il kimono con la coscia alla Belen non esiste. È una roba, anzi, è una roba abbastanza vergognosa. Ok, quindi. Già questo ce l'abbiamo da parte. Ora vediamo un po' le varie parti che, le varie parti che, le varie parti che vanno a contribuire al kimono. Facciamoci un manichino. Allora, intanto una delle parti che diciamo è meno compresa del kimono è l'hobi. L'hobi non è un corpetto che stringe e evidenzia il punto vita. L'hobi è una fascia dritta che sì, è simile a un corpetto nella maniera in cui agisce perché mantiene la schiena dritta. Però in realtà non è vero, cioè non ti fa, non fa il punto vita. Ok.
Ok, abbiamo il nostro manichino. Cominciamo a mettergli addosso un po' di kimono. Allora, primissima cosa da notare all'interno di un kimono è il collo. Il collo, cambiamo colore, vai. Ok. Il collo non si chiude in questa direzione, non si chiude in questa direzione qui, deve fare una forma a Y. Se invece fa una forma a Y rovesciata, vuol dire che è morto. Il kimono rovesciato in questa direzione significa che il personaggio è morto. Perché in questo caso, appunto, il kimono viene messo da qualcun altro e quindi la forma va al contrario. Quindi attenzione, primissima cosa alla quale fare attenzione. Non avete idea di quanti fantasmi accidentali ci sono. Allora, qui abbiamo... Sotto abbiamo diversi strati, sotto al kimono di solito c'è un altro mini kimono, uguale però più leggero, più sottile, che è un po' tipo la maglietta della salute, è più facile da indossare e si mette lì sotto, così non sudi, non hai la pelle direttamente a contatto con il kimono. Quindi appunto protegge il kimono e di solito si vede nel collo, si vede questo pezzettino qui che è un pochino più accollato ed è questa zona qui. Il kimono non si apre mai davanti, quando abbiamo un personaggio, se dobbiamo avere un personaggio sexy, non esiste di tenere il kimono con le grazie al vento davanti, anche perché proprio letteralmente si sforma il kimono, non funziona. Non funziona proprio il tipo di kimono. Quello che viene considerato sexy, la parte sexy del kimono, è abbassare il colletto dietro. Quindi se dovete disegnare un personaggio sexy, non apriteglielo davanti, ma apriteglielo dietro. È il collo a dare la sensualità. Anche questo è importante. Ok, detto questo, abbiamo poi diverse parti che ci compongono il kimono. Abbiamo l'obi, che è la cintura rigida, l'obi che ci va a fare questa cosa qui, è molto rigido l'obi, quindi questo l'obi va bene così, l'obi che fa così non esiste, sembra veramente stupido proprio. se volete un personaggio col punto vita così, mettetegli un corpetto, non mettetegli l'obi. Allora, anche perché c'è da portare rispetto alle culture che non ci appartengono. Allora, l'obi si attacca abbastanza in alto nel punto vita. Per gli uomini è più basso, proprio sul bacino, e più stretto. Però di solito il kimono, cioè, è bello da disegnare sulle ragazze, quindi vado a disegnare un kimono normale. Ci sono anche vari tipi di kimono, li vediamo dopo. Allora, sotto all'obi c'è un obiage, che è una cintura in più, che si vede sopra e a volte anche sotto.
a seconda del tipo di kimono. Ora questo è un kimono normale, quindi solamente sopra. Questo pezzettino qui si chiama obiage e è una fascia, ed è una fascia morbida, è una fascia morbida che viene messa sotto al, sotto al lobby. Sul lobby ci abbiamo lobiscime, che è una cordicella decorativa, e lobidome, che è un pezzo decorativo. Possono essere fiori, possono essere nappe, possono essere personaggi, ci puoi mettere un po' quello che vuoi a seconda del, a seconda anche di quanto è formale questo kimono. Sotto ancora abbiamo tutta una parte che viene rincalzata dentro. Questo è il questa parte qui. Non so se avete visto che nei disegni dei kimono c'è di solito anche una cosa così, che si chiama ohashori, perché in realtà quando ti mettono il kimono, il kimono è troppo lungo, è fatto apposta, il kimono è troppo lungo all'inizio, quindi ci si mette una cordicella per fare in modo che arrivi dritto perfettamente sui piedi, e questa parte qui viene rincalzata, e ci diventa lo hashori, che è appunto sempre lo stesso kimono, però rincalzato. Ora mi sa che devo staccare un po' di pezzi perché sto facendo un sacco di appunti. Dopotutto, lavorando con Tamura, che disegna kimono a raffica, mi ha bacchettato abbastanza per tutta la vita su... Ok. Poi, il kimono arriva giù fino alle caviglie. Le due parti decorative sopra l'obi sono lo obihime o obijime e l'obidome. Questo è l'obishime e questo è l'obidome. Ai piedi abbiamo i tabi, che sono i calzettini con il ditino già pronto, cioè invece di avere il calzino normale, c'hanno i tabi, che sono dei calzini con lo spazio per metterci poi lo zoccoletto. Perché poi c'hanno appunto anche gli zori sono quelli femminili, i seta sono quelli maschili e i geta sono quelli maschili di legno con i pezzi sotto. Infatti tante volte li sento chiamare geta quando in realtà sono zori. Questo è il geta. Ok. E questi invece sono gli zori. Andiamo alle maniche. Le maniche che sono interessanti. Facciamo che riduco anche questa zona qui, così c'ho... Ok, una parte anche per farvi vedere le maniche. Le maniche sono fatte così. Ok,
e questa parte sono aperte fino a metà, e di qua nelle donne sono aperte tutte anche dietro. Questa zona qui viene utilizzata un po' come una tasca. Questa zona qui è aperta per le donne e chiusa per gli uomini. Inoltre gli uomini hanno le maniche più corte. La lunghezza delle maniche ha un significato, ma ne parliamo dopo. Una cosa che non va assolutamente fatta è questa. Questo non è un kimono, questo è un costume di carnevale. Questo è un kimono. Questo è il mago Zurli. Non è un kimono, questo è il mago Zurli. Si mette il ventaglio, si mette un po' quello che vuoi, un po' quello che vuoi. Ci metti, lo usi come una tasca. Ci sono anche le borsettine, però si utilizza proprio come tasca. Cioè, ci metti il cellulare, ci metti. Ecco, ora usa il tasto fallo, esatto. Quindi andiamo a lavorare sulla manica. Facciamo. Ok, qui abbiamo una manica e tac, un'altra manica. Questa parte qui è importante far vedere appunto che è aperto fino a metà, perché ci dice tanto. Ci dice tanto di quello che sappiamo del kimono. Ok. Generalmente io l'ho sempre disegnato come il mago Zurli, ecco. Generalmente poi, a seconda del kimono, però abbiamo anche tutte delle zone decorative in più. Cioè di solito abbiamo dei rimbocchi dove il dentro e il fuori sono leggermente diversi e quindi lo fanno vedere leggermente. Il dentro è una cosa a colore pieno e quindi si vede in queste parti qui. Ora, per renderci le cose un pelo più chiare, andiamo a fare una bella cosa qui, per renderci le cose un pelo più chiare. Perché me lo... devo alzare un attimo la tolleranza, ok. Ora ci vado a buttare un pattern. Generalmente i kimono femminili tendono ad avere dei pattern floreali molto, molto decorati, mentre invece i pattern maschili sono più rigidi. Quindi di solito magari facciamo un po' di sakura. In realtà è abbastanza pacchiano un kimono interamente di sakura. Abbassiamo un pochino, facciamo, ok. Ok. Visto che ci siamo, mettiamo un po' di colore anche qui. Ora arriviamo anche al fiocco dietro, per capirci. Poi di solito abbiamo qui che è a contrasto e anche questo che è a contrasto e l'obi colorato. Dietro l'obi ha il fiocco. Il fiocco è bellissimo e ci sono un sacco di maniere per disegnarli, ci sono un sacco di fiocchi diversi che hanno anche lì significati diversi. A seconda di quanto è formale, a seconda di che cosa succede. In questo caso, siccome questo è un kimono da donna sposata,
Quindi è un kimono abbastanza modesto. Ci aggiungo questo. Ok. Gli faccio un fiocco molto molto semplice. Adesso che abbiamo tutte queste parti qui, vado a dividermele. Ok. E vado a levarmi un attimo queste qui perché mi impicciano. Andiamo a vedere appunto un po' come funzionano i vari tipi di kimono e le legature dietro. Come viene indossato il kimono? Di solito c'è sempre qualcuno che dà una mano con il kimono perché è abbastanza difficile avere a che fare con un kimono. Allora, riprendo lo stesso manichino, così faccio allora, prendiamoli così, tac. Facciamone un paio. Allora, vediamo, come vi dicevo, il kimono, dei tipi di kimono diversi. Allora, stessa struttura. Stessa struttura che abbiamo visto, con le maniche lunghe fino in fondo. Questo è un furisode. Questo kimono. Questo è un furisode. Il furisode è un tipo di kimono cerimoniale che si mettono le ragazze per i loro 20 anni. Questo è un kimono che appunto significa il passaggio nell'età adulta, e di solito ha più decorazioni sul lobi, la manica lunga e dei fiocchi anche più elaborati, che magari sono particolarmente alti ed elaborati dietro. Facciamo una visuale da dietro. Quindi magari dietro possono avere dei tipi di legatura più ornamentale, più esagerata. E sono bellissimi anche questi. A volte, ultimamente, in Giappone, le ragazze tendono a utilizzare gli stivali per il furisode, quindi con un po' di tacco, e mettono un collo di pelliccia. Queste sono delle modernizzazioni. Sono delle modernizzazioni che non è così che funziona se volete disegnare una cosa super accurata dei tempi andati, ecco, non disegnate il collo di pelliccia. Però appunto c'è queste variazioni che le trovo appunto molto molto belle, molto carine. E per un periodo quando andavano i cellulari, quelli col flip che si aprono così e che c'hanno tipo, e andava tantissimo mettere mille mila peluche, mille mila cose, le vedevi che andavano a giro con il cellulare, col cellulare incastrato dentro al lobby, e tutti i peluche
e tutti i cosini che gli cadevano qui e facevano da decorazione anche quello, era un sacco carina, un sacco carina. Ok, un altro tipo di kimono molto molto bello che adesso praticamente non si usa più è lo furisode. Furisode è sempre furisode, però o è il suffisso, il prefisso o indica il gran. Questo è il gran furisode. Le maniche sono sempre lunghe, l'obi è sempre decorato. Nello furisode non si... è un tipo di furisode diverso perché ha un rinforzamento qua giù. Non si fa, non si rincalza, non si rincalza qui come abbiamo visto, non c'è il, non c'è lo hashori, cioè appunto il rincalzo per tirarlo su della dimensione giusta. Questo arriva fino a terra. Quindi la parte particolare dello furisode appunto è che arriva fino a terra. Il tipo di furisode, il tipo di furisode di o furisode più utilizzato è il è lo furisode da sposa, che quindi che ha anche il cappuccio, che è un pezzo, è un pezzo in più ed è e va sopra alla testa ed è tipo il velo da sposa, però in versione giapponese, sono bellissimi e bianchi. Si utilizzano per i matrimoni quelli, gli altri invece sono gli altri invece cioè, si utilizzano anche per altri tipi di cerimonie, però diciamo lo furisode ormai viene utilizzato praticamente solo per il matrimonio. È strastupendo, è bellissimo, bellissimo. Allora, vediamo anche il kimono maschile. Il kimono maschile è un po' più semplice. Ci sono anche, c'è anche la kama, però ci arriviamo dopo. Diamo un po' di spazio alle maniche, va? Ok. Metto insieme tutti questi livelli perché sennò impazzisco. Ok. Dicevamo, la kama. No, non la kama. Prima il kimono maschile, prima il kimono maschile. Allora, il kimono maschile funziona come il kimono femminile. La trama a nuvoletta. Allora, il kimono maschile si chiama anche lì kimono. Viene portato leggermente più in basso. Quindi è una Y più profonda rispetto alla Y femminile. Se mi vedete toccare laggiù è perché ho le reference pronte, perché non voglio, non sto disegnando, non sto disegnando appunto occhi chiusi. Sempre con le reference. Abbiamo la cintura lobi che è più basso, quindi proprio a livello del è a livello del bacino. Arrivano sempre alle caviglie, però in questo caso non c'è lo hashori.
non c'è questo pezzettino qui, non viene rincalzato, quindi deve essere della misura giusta e basta. Anche per gli uomini la manica funziona nella stessa maniera, però che tu sia sposato o meno, la manica è della stessa dimensione. Anche gli uomini utilizzano i tabi. Puoi far vedere di nuovo il kimono femminile. È questo, è sempre questo. Non è andato da nessuna parte. E gli mettiamo i setta, in questo caso. Il geta è un po' più estivo di solito. I pattern tendono a essere più rigidi. Wow. I pattern tendono ad essere più rigidi, quindi andiamo a scegliersi un pattern che ho lasciato troppe linee aperte. Andiamo a sceglierci un pattern che può essere giusto per un kimono maschile. Continuo a dire a kama, ma la kama è un'altra cosa. Allora, prendiamoci un pattern. Ecco, per esempio questo è un pattern comune per le persone giovani. Questo è un pattern comune per le persone giovani. Anche l'hobby è più semplice. Di solito, appunto, è un colore singolo e si chiude in maniera un po' più semplice. Questo è un tipo, appunto, un tipo di kimono maschile, un po' più semplice, un po' più tranquillo. Infatti, appunto, si vede che le forme, le linee vanno a dare appunto delle forme diverse con il kimono femminile che si sviluppa la lunghezza delle gambe, mentre invece il kimono maschile che va a enfatizzare le spalle. Posso ricopiare quello che disegni? Io non lo consiglio di copiare quello che disegno, consiglio di guardare di guardare le foto. Un punto importante: i kimono maschili si portano vicini al collo, ok? Sono più vicini al collo. Il kimono femminile invece è leggermente, va a scendere un pochino. Questi sono tutti piccoli accorgimenti per evitare problemi. Oltre per i matrimoni, in quali altre occasioni? Ma per esempio per la cerimonia del tè, per i matsuri, i vari party, appunto, anche per l'anami viene utilizzato il kimono per andare a fare l'anami party. Ok, cos'altro?
Allora, intanto passiamo. Ah, ecco, facciamo la cama. Fatemi prendere una reference perché non mi aspettavo di arrivare fino alla cama. Allora, la cama è fatto in maniera leggermente diversa rispetto al kimono. Facciamo un'altra cartellina. La cama è fatto in maniera leggermente diversa rispetto al kimono. Di solito è associato all'attività fisica e sono dei pantaloni. Viene utilizzato anche dalle donne. Non è solamente maschile, come si può pensare, ma può essere utilizzato anche dalle donne. Le donne hanno una cama diverso, di solito, andon bakama, che è un po' diverso. Però parliamo un attimo della cama. Allora, la parte superiore è quella di un kimono, perché in realtà la parte superiore è il kimono. La cama è sotto. È un pantalone, tipo. Quindi un pezzo in più. Allora, abbiamo il nostro... Ok, va a stare appena appena più alto di un... va appena a stare appena appena più alto di un obi. Appena appena più alto di un obi maschile. Il sopra è il kimono solito. Aspetta che se no predico bene, razzolo male, non faccio le maniche giuste dopo la chat. Dopo la chat se ne risente. O peggio, qualcuno prende gli appunti sbagliati. Allora, dicevamo, la cama è un po' diverso, è aperto ai lati, è aperto ai lati e dietro c'è una parte che va un po' più su. La cama praticamente va a fare... va tipo a fare una cosa del genere qui. Controllate le reference perché sono un po' è un po' strano, però praticamente si lega sul punto vita. Si lega sul punto vita, si fanno si rincalza tre volte, tipo pip pip pip. È come quando fate un nodo, però lo rigirate più volte e poi viene portato dietro e viene legato dietro. Sto utilizzando un iPad. Allora, è fatto un po' come un po' a pieghe. È fatto un po' a pieghe e poi va a creare appunto una forma un po' a campana che va ad aprirsi leggermente qui sul fianco perché il fianco è aperto, ripeto. E questo qui è la cama. Vediamolo dal lato e da dietro. Dal lato... prendiamo un altro livello. Ok. Dal lato lo vediamo in questa maniera qui. Ciao. Un po' un rincalzo dietro perché dove si va a chiudere questa parte qui che è aperta sotto. Ora ve lo faccio così in blu, c'è l'obi
perché comunque non basta la cama da solo. L'ho fatto un po' basso. Ok. Quindi sotto diventa una cosa del genere. Cioè dietro diventa una cosa del genere, che qui appunto è aperto, c'è questo buco qui. Sì, esatto, sono... dipende, anche lì ci sono un po' di chiusure diverse, però io per come l'avevo visto quando l'avevo studiato, il fiocco effettivo era nascosto qui dietro in realtà. Perché ho fatto delle classi per disegnare kimono e ci hanno portato i modelli dal vivo. È stata una bellissima lezione. Ne abbiamo fatto il corso a Lucca Manga School. Non so quando potremo mai rifarlo, perché è stato difficile organizzarlo, quello. Ok, e dietro abbiamo una cosa del genere. Vedete che va a fare questa cosa qui. La kama non è quello che usano le sacerdotesse. Le sacerdotesse usano l'andon bakama, che è simile alla kama, però basato sul kimono femminile, quindi va a stare più in alto. Nota bene, la kama sono praticamente dei pantaloni, quindi è diviso. È diviso, il dentro è vuoto. Sì, veramente un'esperienza stupenda. Possono avere diversi colori. Negli uomini rosso la vedo dura. Però nelle donne magari c'erano anche quelli rossi. Forse quello è quello da sacerdotesse, se non sbaglio. Allora, prendiamo anche il manichino femminile. Wow, e guardiamo l'andon bakama. Allora, la base sopra è sempre quella del kimono. In questo caso però, siccome il kimono femminile è più alto, è più in alto con l'obi, in questo caso allora l'andon bakama va sopra all'obi e quindi va qua su. Anche quello stavo disegnando male lì per lì, perché in realtà il fiocco c'ha questa parte qui che va sopra. Perché anche lì non è un fiocchettino così, ma è un fiocco. Così, con questa parte qui che va sopra. Sì, di solito gli uomini tendono ad avere tutti i colori molto piatti, grigio, blu, nero, molto, molto semplice. Onestamente mi farebbe molto piacere provare a indossare l'andon bakama, perché sembra veramente bello. Io indossai il furisode e mi misero un sacco di strati per pareggiarmi il punto vita, perché sono fatta a pera e quindi ho il punto vita molto più evidente del giapponese medio. È vero, potremmo postarle le foto del corso del kimono. Ok, di solito poi l'andon bakama rimane un po' più corto e si utilizza di solito con le scarpette, quelle da ninja.
si può utilizzare anche con quelle. Quindi se si utilizza, in questo caso ora all'uomo gli mettiamogli gli zori, vai, così li abbiamo disegnati tutti. Ok, se ci sono gli zori, ghete, eccetera, è più lungo. Se invece si usano gli stivali, è più corto. Quindi piccola nota, visto da sotto, la kama o handumbakama va a fare una forma del genere. Cioè non è bellissimo, però ci capiamo, no? Queste qui, viste da sotto, facciamolo così, vai. Viste da sotto sono in realtà così. Ok. Mettiamoci pure un piedino così a chiara. Ta-da! Sì, resta su YouTube. Piccolo disclaimer, io non sono un'esperta di kimono, ho fatto un corso, questo è un workshop che, diciamo, ci passa sopra molto leggermente, però io non sono un'esperta di kimono, l'ho indossato, però non sono assolutamente un'esperta di kimono. Vi consiglio, se volete imparare a disegnare bene i kimono, se volete imparare a disegnare meglio i kimono, vi consiglio di cercare di imparare da persone giapponesi, persone che lo studiano, perché il kimono è molto particolare, ha tanti significati, anche il tipo di fiori, il tipo di pattern che ci mettete, ci sono un sacco di ci sono un sacco di significati. La maniera in cui viene chiuso, il tipo di fiocco che viene messo, il colore, veramente ogni cosa ha un significato, è come il linguaggio dei fiori. Quindi, attenzione, cercate di utilizzare delle reference di foto e andate su Google Translate e scrivete kimono, non scrivete kimono in caratteri latini, perché vi escono fuori le cinesate. Scrivete kimono su Google Translate, copiate il kanji e lo mettete sul Google Immagini. Perché in Giappone, ecco, come dice il Pucci, in Giappone di semplice c'è poco. Come dice Mousama, il kimono è un'arte ed è molto particolare, quindi non fermatevi a quello che vi sto dicendo io adesso, perché il kimono ha tutto un significato. E non abbiamo neanche toccato i capelli, perché poi ci sono tutte appunto le capigliature che significa questo, quell'altro ancora, il tipo di trucco che significa questo, quell'altro ancora. C'è un sacco di roba, ragazzi. Fatto sta che appunto il kimono è molto bello e vale la pena cercare di capire come funziona se si vuole disegnare. Spero intanto che con questo workshop vi ho dato un po' di vi ho dato un po' una mano a capire come disegnare, cosa fare e cosa soprattutto non fare. Ciao Caverna, c'è un caverna selvatico. Dicevo, più che altro, ecco, spero di avervi aiutato a capire cosa fare e soprattutto cosa non fare, come funzionano le varie parti, perché è molto molto particolare, è tutto un linguaggio, quindi non fermatevi a quello che vedete, perché tante volte appunto ci facciamo anche delle idee sbagliate, come per esempio la manica da mago Zurli. Tipo l'acconciatura a pesca. ci sono tante acconciature, ci sono anche tante chiusure di obi.
Grazie Andrea, grazie Erika, grazie Lorenzo. Allora, facciamo una cosa. Nell'ultimo, nel nostro ultimo, negli ultimi 10 minuti, facciamoci uno yukata. Disegniamoci anche uno yukata. Tutturu. Prendo una reference al volo. Allora, non, l'ho scritto in caratteri latini e stanno venendo su robe bruttissime. Facciamo, allora, facciamo un'altra cosa, facciamo un po' di fiocchi invece dello yukata, vai. Allora, facciamo un pochino di fiocchettini. Così li vediamo. Facciamo un po' di fiocchi femminili che sono molto, molto belli, molto particolari. Ok, usiamo questo come base. Ci piacciono i fiocchi. Le geisha è tutto un altro discorso, essenzialmente sono furisode di solito, però è tutto un altro discorso, poi dopo, cioè, veramente non ci arriviamo in fondo al workshop se comincio anche a dissezionare le geisha. Allora, prendiamo per esempio quello semplice. Allora, uno di quelli più semplici è quello quadrato. Dove praticamente si rincalza in questo modo qui. E questo è l'obihimo. E si rincalza in questo modo qui. Ah, l'ho disegnato direttamente sul personaggio. Le gambe scoperte nel kimono che si vedono in alcuni personaggi sono blasfemi e non meritano la nostra attenzione. Le gambe scoperte nei kimono non esistono. Sono, se vogliamo essere persone serie, le gambe scoperte nei kimono non esistono. Questo è un altro tipo di fiocco molto carino. Questo è un altro tipo di fiocco molto, molto carino. Kimono cinese è ancora un'altra cosa. Non cominciamo a fare i cavoli a merenda, ragazzi. comincia veramente a diventare tutta un'altra cosa. Io vi ho fatto quello che vi potevo fare, però con calma, ragazzi. Ok. Questo è praticamente, va a fare una cosa del genere. Questo è un altro tipo di fiocco. Un po' meno serio, diciamo. Tutto. Poi abbiamo un kimono, questo è un tipo di fiocco molto, molto giovanile. Questo è, ricorda un po' i fiocchi, quelli ok, questo ci ricorda un po' i fiocchettini.
Poi abbiamo, per esempio, cioè volendo ci sono anche quelli con i fiocchi, proprio fiocchi, però di solito il fiocco non si ferma mai, questo diciamo è abbastanza da furisode come tipo di fiocco. Va a fare una cosa del genere. Vi ricordo che sto guardando delle reference in questo momento, non sto... In questo caso viene in maniera asimmetrica. Questa non è prospettiva esagerata, è proprio asimmetria voluta. E di solito ci vengono aggiunte delle decorazioni. Anche questo è un tipo di... è molto scomodo. Ogni fascia d'età ha un kimono diverso, sì, c'è anche quello. Lobby corto si usa per le donne più grandi, quello più lungo se... dipende molto. Io vi consiglio sempre quando dovete cercare qualcosa di giapponese, non scrivete kimono in caratteri latini, andate su Google Translate, scrivete kimono, copiate il carattere che vi esce e li incollate su Google Immagini. Non cercate mai le cose giapponesi con i caratteri latini perché non troverete cose giapponesi. Cercateli con i caratteri giapponesi, così avete più possibilità di trovare delle cose effettivamente giapponesi. E lo stesso vale anche per il cinese, il coreano, se volete disegnare la versione coreana del kimono, che non mi ricordo come si chiama in questo momento, però esiste anche la versione coreana, la versione cinese, ognuno ha il suo nome, ognuno ha le sue regole, possono sembrare simili però non sono tutti uguali, quindi appunto facciamo un po' di attenzione, cerchiamo di non fare il mago Zurli, ecco. Quindi cercate. Ok, vai, abbiamo visto anche un po' di kimonini, un po' di dietro i fiocchi, che sono molto particolari, molto belli. A me piacciono tantissimo queste cose qui. Piacciono veramente tantissimo. Mi raccomando, cercate sempre appunto le giuste reference per il giusto lavoro. Guarda la quanti ne abbiamo visti, abbiamo fatto un sacco, ho parlato proprio a raffica, a mitraglietta. Ok, quindi mi raccomando, niente maghi zurli, promettetemi che da oggi in poi non mi fate più i maghi zurli, adesso che sapete la differenza non avete scuse, adesso che sapete la differenza tra kimono furisode o furisode yukata e hakama e hanbon hakama, adesso dovete per forza, dovete per forza.